Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Gianni Morandi ed il suo Festival di Sanremo. Emozioni forti tra sorrisi, baci, abbracci e qualche inevitabile lacrima. Un grande artista, un grandissimo uomo, e calato il sipario sul Festival di Sanremo numero 73. E, ora dei commenti, delle immancabili polemiche, della levata di scudi da parte della politica. Davvero niente di nuovo sotto il sole. Il vincitore è Marco Mengoni? Beh, c'è chi pensa che il vero vincitore sia solo lui, Gianni Morandi. Non si parla che di lui. Di un uomo rimasto ragazzo, con la sua umiltà e la grande passione per il suo lavoro che lo contraddistinguono. In foto, non a caso, vediamo Amadeus che lo applaude mentre lui trattiene a stento le lacrime. Gianni Morandi, un'emozione durata 5 giorni, durante l'ultima conferenza stampa, il giorno dopo la fine del Festival di Sanremo, non è riuscito a trattenere le lacrime. Hai voglia a dire che a dicembre ha compiuto 78 anni. Lui è rimasto nel volto e negli occhi lo stesso ragazzino che oltre 60 anni fa cantava Fatti mandare dalla mamma. Gianni Morandi è stata la più grande e gradita sorpresa, ma si può definire ancora Gianni Morandi una sorpresa? Amadeus l'ha voluto accanto a sé per l'intera durata della manifestazione? E ha fatto centro, questo è certo. Quando il conduttore Ravennate ha annunciato Gianni Morandi, il grande cantante di Mondidoro ha commentato dicendo che, dal momento che Amadeus iniziava a sentire il peso degli anni, ha voluto vicino un giovane, pieno di energia. E, stato esattamente così. Sul palco dell'Ariston si è visto un artista dall'energia inesauribile, in grado di fare tutto e di farlo bene. Ma quando ha dato il via all'ultima serata della Kermesse Canora, l'emozione, e la commozione, hanno toccato le punte più alte. Dalla platea Gianni Morandi ha intonato Piazza Grande e una volta arrivato sul palco ecco Futura e Caruso. Un gesto d'amore verso un artista ma, soprattutto, un amico di nome Lucio Dalla, che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni. E a proposito di amore, nel giorno della festa degli innamorati, Gianni Morandi ha pensato a dedicato alla sua donna, Chiara Ferragni, altra protagonista del Festival di Sanremo, rivolgendosi a Gianni Morandi aveva detto che era stato molto fortunato a sposarla. E poi la stola in tutto simile a quella che la nota influencer aveva indossato durante la prima serata che invece della frase pensati libera, portava impresso ti risposerei altre 100 volte. Una frase di Gianni Morandi pensata e dedicata ad Anna Dan, colei che lo ha fulminato nel 1994. La nascita del loro figlio Pietro e le nozze nel 2004 sono le due tappe fondamentali della loro bellissima storia d'amore. Nel giorno di San Valentino Gianni Morandi ha postato sul suo profilo Instagram una foto che ha immortalato un suo bacio appassionato alla moglie Anna al teatro Ariston con la didascalia che recita Anna ti amo, San Valentino, e viva gli innamorati. Occorre aggiungere altro? Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.